Quest'anno l'associazione Libera Parma ha organizzato un campo di volontariato e studio all'interno del parco regionale dello Stierone e in collaborazione ovviamente con il parco stesso. È un'iniziativa molto importante perché i beni confiscati sono nella nostra provincia stanno raggiungendo un numero abbastanza elevato ed è la dimostrazione che lo Stato può vincere la battaglia alle mafie perché un bene confiscato ha un percorso molto particolare, cioè passa dall'essere un bene legale, diventa un bene illegale attraverso un'acquisizione appunto illecita e poi ritorna legale e viene restituito alla società. E questo è successo appunto qua nei 10 ettari che sono stati assegnati al Parco dello Stierone. Stanno lavorando 12 ragazzi che provengono da tutta Italia e stanno aiutando appunto le strutture del parco ad essere rinnovate e risistemate. Siamo all'interno dell'area delle voliere del Centro Recupero Animali Selvatici Le Civette. L'area Mille Pioppi, come abbiamo sentito prima da Carlo, fa parte di questo bene confiscato. Come parco noi abbiamo avuto questo incarico di utilizzarlo per scopi sociali e uno degli scopi sociali di un parco è proprio quello della promozione della legalità. Nel caso specifico una struttura sociale di questo tipo si occupa della salvaguardia di animali selvatici, in particolare di quelli in difficoltà. In quest'area sono presenti le voliere per gli animali non recuperabili, visitabili dal pubblico, è l'area che abbiamo intitolato una vittima di mafia proprio d'accordo con l'associazione Libera, abbiamo intitolato Renata Fonte, siamo molto orgogliosi di questo, ed è aperta al pubblico il sabato e la domenica pomeriggio. Questa invece è l'area dove ci sono gli animali che vengono curati. I ragazzi in questo momento si stanno occupando di sistemare la copertura di alcune voliere di grosse dimensioni, ne stanno realizzando alcune più piccole insieme al nostro personale e ai nostri collaboratori e stanno facendo gli interventi che sono utili per il lavoro qui all'interno, per esempio la sistemazione di ghiaia sul suolo per evitare che durante l'inverno sia difficilmente agibile l'accesso alle voliere. Per noi è stato un'esperienza ed è un'esperienza interessantissima che speriamo possa ripetersi e comunque che il rapporto con Libera possa proseguire. Il parco sappiamo tutti in difficoltà come tutti i parchi in questo momento e noi siamo particolarmente orgogliosi di essere riusciti a fare qualcosa insieme a Libera perché siamo convinti che sia la strada giusta anche per un parco e per un'associazione che insieme promuovono la legalità.
aspetto importante che volevo sottolineare è quello che i campi di volontariato e studio e anche di lavoro di Libera si basano principalmente su due aspetti e concetti molto importanti per Libera: quello della memoria e dell'impegno. La memoria perché i beni confiscati, appunto come in questo caso è stato intitolato a Renata Fonte, una assessore della provincia di Lecce nel comune di Nardò, è stata uccisa appunto perché difendeva un parco regionale della Puglia. Il campo che abbiamo organizzato quest'anno è importante sottolineare che è il primo in Emilia-Romagna ed è il terzo nel nord che l'Associazione Libera organizza in tutta Italia. La maggior parte dei campi infatti sono al sud, ovviamente, perché lì è maggiore la presenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. All'Oasi di San Genesio in un momento di pausa post lavoro, dopo che i ragazzi del campo di Estate Liberi hanno lavorato tutta la mattinata. È l'unico pomeriggio in cui non c'è stato lavoro. E allora sentiamo dalla voce di Marco che cosa ci racconta della sua esperienza lavorativa. Allora, qui ai campi di Libera noi lavoriamo al mattino presso il Parco Regionale dello Stirone, accudendo i rapaci, sistemando voliere, bacheche, insomma rendendoci un po' utili. Al pomeriggio invece affrontiamo varie tematiche attraverso una serie di conferenze, incontri. Abbiamo incontrato due donne, figlie di vittime di mafia. Abbiamo parlato della legge 180, quindi della chiusura dei manicomi e vari altri argomenti che ci hanno appunto portato a discutere di importanti tematiche nell'ambito, insomma, sempre della mafia, comunque delle attività illecite. Siamo Marco e Marco ci dà l'opportunità anche per ricordare ai cittadini di Salso che appunto all'interno del Parco dello Stirone ci sono questi due beni confiscati alla criminalità organizzata. In questo caso il reato era usura e riconosciuto legato alla criminalità organizzata con la legge 109 del 96, quella legge che Libera mise in piedi raccogliendo 1 milione di firme nel lontano 1996, appunto la legge Rognoni La Torre. Da lì il sogno di La Torre si avverò, perché quella legge poi prevede la destinazione d'uso per uso sociale appunto di quei beni. E ormai sono diversi anni che su vari territori, varie regioni italiane, ci sono esperienze come questa di Salso. Quella di Salso è la prima in Emilia-Romagna ed è una delle poche nel nord Italia. Chiediamo a Tommaso, delle esperienze che abbiamo fatto fino ad oggi, quale è stata per te quella più significativa e perché? Allora, esperienza più significativa... Beh, allora, in particolare questo campo è stato molto interessante per appunto la varietà. Se dovessi dire una in particolare, è stato interessante probabilmente il lavoro che abbiamo fatto sull'azienda del salame, del prosciutto, scusate, del prosciutto qui, perché nella zona di Parma è una delle attività diciamo economiche più importanti e l'abbiamo visto da sotto tanti punti di vista. Infatti abbiamo prima visitato un'azienda a conduzione
semifamiliare, e poi abbiamo parlato con due sindacalisti della CGIL che ci hanno illustrato i problemi legati invece alla contraffazione del prodotto. Vabbè, per finire poi con una degustazione che non faceva male. E quindi legato a Salso Maggiore, in particolare alla zona di Parma, è stata, diciamo, la tematica più, più sentita, credo. Ha parlato di Langhirano, quindi del comprensorio di Langhirano, perché il nostro itinerario si è spostato sui beni confiscati. Infatti a Langhirano che ne abbiamo altri quattro. Due sono qui a Salso Maggiore, quattro a Langhirano che abbiamo visitato dopo cena, l'altra sera, e poi l'ultimo lo visiteremo domani mattina a Berceto. A Berceto c'è una villa confiscata e assegnata al comune di Berceto in attesa di destinazione d'uso da parte del comune a un esponente legato alla camorra napoletana, un imprenditore milanese che appunto ha investito i suoi denari in un piccolo paese come Berceto comprando una villa abbastanza faraonica. Basta andarla a visitare, oppure basterebbe sentire anche i commenti dei cittadini a livello locale. Però l'esperienza di questo campo è stata significativa come lavoro, è stata significativa sul piano dello studio, dell'approfondimento. Abbiamo legato anche un altro aspetto importante, quello della resistenza. Abbiamo legato la nuova resistenza di oggi, la resistenza antimafia di oggi alla resistenza antifascista di un tempo. È per questo che ci siamo incontrati anche con l'Istituto Cervi a Gattattico, dove non solo abbiamo ripercorso la storia dei fratelli Cervi visitando il museo, ma abbiamo assistito anche ad uno spettacolo profondamente toccante, messo in piedi dall'Associazione Culturale Zona Franca di Franca Tragni, Cose dei Fimmini, cioè una lettura della mafia vissuta da parte delle donne, da quelle donne di mafia come la moglie di Rina oppure come Rita Atria, la ragazza di 17 anni che morì come testimone di giustizia. Ecco, questi altri aspetti, ma ce n'è stato un altro più significativo, e Blaise adesso ci dirà qualcosa sull'esperienza di ieri sera, un'esperienza forte a Parma. Che cosa abbiamo vissuto a Parma ieri sera? Allora, ieri abbiamo partecipato alla manifestazione presso Parma, più o meno nel centro di Parma, per far presente quanto la comunità sia partecipe, sia voglia un cambiamento. Non siamo qui per stare al gioco dei corrotti, e quindi vogliamo che chi ha commesso degli errori, chi ha fatto danni, ha fatto danno alla collettività, sia in prima persona, comunque sia faccia parte di un processo di restituzione di questi beni al collettivo. Siamo parte di un insieme, di una società, e quindi diverse risorse devono far parte di essa. Si parte quindi dalla diversi beni che quindi possono far parte di in un primo passo di una condizione legale, possono poi far parte di processi illeciti, possono entrare nelle mani di chi magari si lega anche alla mafia, ovviamente organizzazioni illecite. Era importante che l'ultimo passo di questo processo sia ritornare appunto in mano lecitamente alla società. Grazie. Benissimo. Va detto che sempre ragionando sui beni confiscati, quindi queste esperienze hanno caratterizzato il campo, legato ai beni confiscati c'è appunto l'impegno che vivremo anche nella giornata di sabato, il penultimo giorno, con il responsabile nazionale dei beni confiscati di Libera, che opera anche presso l'Agenzia per i beni confiscati voluta politicamente dal ministro Maroni, dal ministro dell'Interno, però allo stesso tempo, a onore di cronaca, va detto che fin dal 2006 Libera la Chiesa all'allora governo Prodi, questa agenzia, un'agenzia che non è collocabile soltanto giù in Reggio Calabria, ma l'augurio è che ci siano anche altre agenzie, magari una a Roma e una a Milano, perché no? Proprio perché le mafie non hanno confini geografici e non hanno accenti dialettali, no? Sono trasversali.